lo so. Mi ci vuole un momento. Mi ci vuole un momento perché è un argomento delicato. Perché poi te la prendi a male, quindi ci devo arrivare dolce. Cioè, ti sei rotto? Stop, vai, prosegui. Ciao. Allora, per te che ti trattieni incuriosito dalla mia esitazione, si parlerà di religione? No. Sesso? No. Presidente americano? No. Allora si parla di comunicazione? Di comunicazione, fammi indovinare, digitale? No. Comunicazione interpersonale? Creare relazioni? Fuochino. Comunicazione. Dammi un aiuto, Robin. Si parla di comunicazione, quella proprio più spicciola, più gretta, uno dei tipi di comunicazione più frequenti che ci sono nella tua vita. Ma uno di quei tipi di comunicazione che raramente mettiamo in discussione. Madonna, Robin, chi è? Riguarda la comunicazione diretta, verace, una di quelle frequenti? Che so, le discussioni, i litigi, quando non si va d'accordo, ascoltare gli altri. Begli argomenti, ma no. Sei fuori strada, acqua. E che sarà? Ma riguarda il parlarsi a tu per tu? No, non riguarda il parlarsi a tu per tu. E allora se non ti parli a tu per tu e non ti parli via computer, come ti parli? Bravo. Ah, tutta sta storia, Robby, per che cosa? Ti sei rotto il telefono? Che è successo? No, dai. Volevo parlare del telefono, però poiché è un tool sensibile, è uno strumento che le persone hanno a cuore tantissimo, ci fanno di tutto e di più, volevo un attimo arrivarci. Ma perché c'è qualcosa contro il telefono, Robby? Ma devo dirti, io diciamo che molto gradualmente, garbatamente, l'ho eliminato dalla mia vita. L'hai eliminato? Perché? Beh, diciamo che dal mio punto di vista era una grande rottura di palle, mi dava fastidio. Dai, proprio così? Eh sì. Cioè, non è che c'è stato un rigetto che mi sono sentito male e l'ho dovuto togliere, però poiché, non so, insegnavo dei corsi per tanti anni, per cui la mattina, ma magari di tanti giorni della settimana, stavo dentro un'aula, per cui questo telefono non è che io potevo dargli retta, giusto? Quindi, che facevo? Come tutti quanti, lo mettevo sul vibratore. Dicevo, bene. Infatti non succedeva niente, il corso andava benissimo e quando era finito il corso io andavo a vedere chi mi aveva chiamato e chiamavo le persone che mi avevano cercato o con le quali volevo stare in contatto o fare due chiacchiere. Giusto, Robin, così si fa. E infatti ho detto, ma come mai si fa così soltanto durante le lezioni che insegno? Ma perché non si fa così sempre? Ma c'è bisogno che io insegni una lezione per avere questa svolta mentale? Cioè, prendiamo il telefono, lo mettiamo sul vibratore, stabiliamo che da mezzogiorno alle 2 ci possono scassare la minchia o possiamo parlare con chi ci pare, eppure dalle 6 alle 8 mentre stiamo in macchina bloccati nel traffico possiamo parlare con chi ci pare, ma tutti gli altri momenti. Ma perché questo qua, sto signore, anzi, per dirla correttamente, tutti sti deficienti che mi chiamano si devono sentire in diritto di poter entrare tran così nella mia vita perché loro in quel momento hanno deciso che mo ti devo parlare adesso, ora, in questo istante? Ma scusa, ma se io stavo dal dottore, se stavo a fare una visita medica, se stavo a fare la sauna, se stavo a fare la mia ora di piscina, ti potevo rispondere? No! E allora fai conto che è uguale. Vabbè, ma non è vero, perché tu non fai mica tutte queste ore di piscina ogni giorno. Ma tu fai conto che io le facessi? Ok, Robby, non c'è bisogno che ti scaldi così, calmo calmino. Allora, fammi capire. Quindi tu suggeriresti che le persone, cosa? Utilizzino meno il telefono? Non si telefonino più? Ma io ho detto soltanto quella che è la mia esperienza, e cioè che non capisco perché dobbiamo usare in questa maniera primitiva il telefono per interromperci gli uni con gli altri, spesso per dire delle cose assolutamente insignificanti che potremmo tranquillamente inviare tramite un SMS, un'email e dare la possibilità al nostro interlocutore o interlocutrice di poterlo leggere e consultare nel momento
che più ritengono opportuno. È un gesto di cortesia, di educazione, di rispetto verso gli altri. E invece no, vogliamo far finta che siamo ancora nel 1995. Chi è che ne trae vantaggio? Il modo evoluto per usare il telefono, quindi, secondo me, sarebbe semplicemente di chiedere il permesso. SMS. Pac! È semplice. Ciao Robin, ho il piano pronto per l'evento di luglio ai Caraibi. Appena un momento chiamami così ti do i dettagli. Grande, grande. Ciao Robin, sono un po' di settimane che non ti sento più. Mi farebbe veramente piacere fare due chiacchiere con te. Quando è il momento ti fai sentire? Vai. È così semplice poter essere educati nell'utilizzo del telefono senza dover interrompere il nostro flusso, quello che stiamo facendo in questo momento. Quindi mettere il telefono al suo giusto posto, ridimensionarlo e piano piano, con gentilezza, aiutare gli altri a capire che si può chiedere permesso, non solo quando ci si sente su Skype, ma anche quando ci si sente al telefono, ci aiuta a stare a fuoco e concentrati sulle cose che ci piace veramente realizzare.